Questo bel tonno è carico! Ciao a tutti fantasmini e benvenuti in questo nuovo vlog, finalmente qui e vai! Io sostenevo che l'aggiornamento per l'online non pesasse così tanto, insomma come GTA 5, insomma che l'online fosse già implementato nel disco. E così è, ragazzi, questo perché? Perché la Konami purtroppo è poco probabile, quindi quanto riportato dall'Interamente Software Rating Board, ovvero ESRB, lol. Comunque, ci sono queste ragazze che si riprendono il seno, magari si riprendono la faccia, però si vedono queste due tette che escono fuori, tette mezze nude, eccetera, solo per fare visualizzazione. Magari non sono neanche loro a giocare, magari è una registrazione, oppure sono loro che cazzeggiano così. Ma quelle non sono gamer, quelle sono la vergogna per quanto mi riguarda del genere femminile. Quindi per quanto mi riguarda sono pro le tette, però non su questo tipo di ambito, ecco. Quindi ragazze, quando giocate ai videogiochi copritevi e non fate le zoccolone, ok? Per quello esce YouPorn, se volete fate YouPorn. Fate video su YouPorn. Ci sono io. Nessuno sa com'è andata veramente, solo tu. Ma non ti ricordi niente, giusto? Non dargli retta, Torque. Floyd è un parassita degenerato. Gli avrebbero dovuto mettere le manette mentre usciva dalla fica di sua madre. Io almeno so che Gesù è dalla mia parte. E qualunque cosa abbia fatto, il reverendo dice che Gesù mi ha perdonato. Gesù mio, che diavolo era? Slack, stai bene? Sta crollando la prigione! Minchia! Secondina! Secondino! Cosa diavolo succede? Ah, nel culo gli ha messo. Merda! È qui dentro! Aiutami, cazzo! Aiutami! Oddio mio! Ha ammirato pure il culo, ammirato! Madonna mia, sono cazzosi sti mostri! È la faccia della peppetta! Hai capito sto tizio? Vabbè, comunque non è il momento di farci le pippe, quindi usciamo da qui. Cazzo! Che troll! Ehi, cazzetta, un ninja. Mortacci tua. Fanculo. Viene le palle di voi. Se ti azzardi a muoverti ti faccio secco. Hai capito? Detenuto. Calmati, bello. Uccidilo. Beh, al diavolo il protocollo, qui sta andando tutto a puttane. Perfino quegli schifosi assassini rinchiusi nel braccio della morte sono meglio di questi mostri. Avremo più possibilità di sopravvivere se restiamo uniti. Ma tu farai esattamente quello che ti dico, altrimenti ti faccio un secondo buco nel culo, chiaro? Calmati, Tom. Che si può. Non lasciare che la razza. Da quello che ho visto, questi figli di puttana preferiscono stare al buio. Va a prendere una torcia nella sala ricreativa in fondo al corridoio. E non fare scherzi o ti faccio saltare il cervello, comprende? Oh, certo, caro amico mio, che comprendo. Certo che comprendo. Che aspetta? È un divo banana! E voi siete degli schiavi! Vi mangerò anche il cuore! Appena crescerà! Spaccherò il culo in due, come questo cielo che si apre. Inchinatevi, schiavi, così Dio banana. Eccola là. Oh, in effetti è vero, la dinamite sarebbe un'ottima idea. Quindi per la dinamite miccia lunga, però per la corta.
Ok. No. Qui. Perfetto, vai. LOL. Non c'è neanche bisogno di usare lo spaw. L'avevo fatti fuori tranquillamente senza problemi. Minchia, ma questi dove sono finiti? Oh, c'è una testa qui. Bello, peccato che non si è vista l'esplosione. Oh, questo qui è dedicato un tributo a Kenshiro. Ok, tappo. Ah, una testa contiene il tappo, contiene munizioni. Che figata sto gioco. Questo qua quanta roba si mette in bocca. Infatti. Poveretto, vai che sta uscendo. Boa, viscidume. Facciamo attenzione, che se no facciamo una cacata immensa. Dai, Jake, ce la possiamo fare. Entro questo Natale. Ok, vai. Bianco Natale, Bianco Natale. No. Ah, guardate quanto è bella cicciotta, bella cicciotta, bella cicciotta. Avrete sicuramente le mani un po' uovose, non so, uovose, ma vabbè. E ci accingiamo a mescolare. Ed è bello giallo, sembra il sole. Lol. Ok, dopo che abbiamo messo queste due scorzette di buccia di limone, aspettiamo che cuoce. Dopo che bolle per un pochino, gli aggiungiamo la poppetta che abbiamo fatto e cominciamo a mescolare e si fa quella crema buona da mettere in mezzo alla torta, insomma. Come potete vedere, ragazzi, il latte ha cambiato colore, è diventato tutto giallino. Questo significa che si sta formando la cremina. Che buono. Ok, la cremina è pronta. Ok, non mi resta che tagliare la torta a metà per metterci sopra le nostre cremine. No. Ok, come potete vedere, ragazzi, è completamente coperta dalla crema. Oh. Ok, ora ci mettiamo il cappello. Ok. E ora tocco di classe, insomma. Buah. Ovviamente potete mettere anche lo zucchero velato, eccetera, insomma, quello che volete. Beh, non ci resta che mettere in frigo e la torta è pronta. Oh, coglione, fermo, mi serve... Ho detto che mi serve... Ehi là, cos'usa? Che faccia di merda. È brutto. Vorrei vedere la tua mercanzia, bell'uomo. La tua mercanzia, tutto quello che ho. Oh, tutto quello che ho. Andiamoci piano, ragazzi, cioè, invita alla cena prima. Fatta. Chi è che mammellasse mio sto bramino? Dai, muori, merdaccia. Formico operaio gigante frenetico. LOL. In effetti va un po' scarti, cioè. C'hanno il morbo di Parkinson. Oddio, questo è enorme. Cazzo, mi ha visto. Cioè, è proprio furba, fa il giro lungo, intanto io la uccido, senza problemi. C'è il piccolino coglione che lo segue. E i piccoli sono lenti, Oh, ma c'erano i cuccioli di porca troia, come cazzo si chiamano? Cuccioli di scorpione. Che, minchia, erano più pastali di quelli grossi. Quelli grossi si nascondevano dietro quelli piccoli. No. Lungo petti. Che come fate a me convinci? Mi stavo inculando. Ma quanti cazzo sono? Vabbè, sai, nel deserto. C'è pure il fratellino. Che figlioletto, devo dire. Cosa cazzo vuoi? Cosa vuoi fare? Vattene a cacare. Poi vedi che mi ammazza. Mi sono un po' rotti i coglioni di questi schifosi, eh. Però almeno serve una qua. Ah, no, a due. Infatti. Anche questo. Oh. Ah, non era morto. Dove vai? Aveva fatto la finta per scappare. Codardo, fa attaccare i piccolini. Vorrei avere un po' di... Io sembra il Sam. Pierre, scusa, ma tu non hai parlato di una ricompensa? No, ho detto che avresti potuto ricevere per sbaglio rifornimenti. E non scherzavo. Non mi ha permesso contrattare con i mercenari all'avamposto. Comunque,
5, un modulo di requisizione o due possono andare persi e nessuno verrà a controllare. Ah. Quindi tieni, che rimanga tra te e me. Ok. Signori e signori, questo tizio mi ha regalato munizioni, perforanti, pranzi, caravan e kit di riparazione, un fucile. Cento tappi. La fortuna che non mi pagava. Lord. Sì, infatti. Sbaglio. Mi saranno caduti dal taschino. I soldati super genetici, modificati, supersonici. Mica che c'è una vista che Dio fa è peggio di noi. Facciamo la nostra entrata d'effetto da super cazzuti senza paura. Vai, anche vai, questi stracci. Ecco l'entrata d'effetto. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi svegliare. Ok, vediamoci. Sì, vaffanculo. Ok, ora siamo io, i panzoncelli bianchi, con i fucili bianchi, no neri, e una fessura da toporagno. Una telecamera di sicurezza. Una telecamera di sicurezza. Si rimane ancora lì fermo, mi raccomando. Non mi rompere i coglioni, cazzo. Che culo, la madonna. Mica mi chiamo, che cazzo vuoi? Sto entrando, cagare il cazzo. Contatto di e sembrava, ma non è il film. No, non è lui. Non è lui, spero che non è lui. Belle tette triangolari. Belle tette a punta. Le famose tette a punta, ragazzi. Zombie adesso. Oddio, oddio, non mi sbutto i pantaloni. Ah no. Morto. Sono rimasto secco. Un po'? Sì. Senza collo questo uomo. Ah, lo sta di nuovo inculando. Che l'ha inculato per bene, oh. Che troia. Sì. Minchia, controlla il muro, cioè controlla la cosa. Veramente, prima veramente bisogna che la legge qui sia rispettata. Sappiamo che prima è un importante. Sì, bla bla bla. Che di cosa che bisogna dire? Ma come? Ah, ok, devo prima parlare con... Signore? Signore. Non lo vedo un cazzo, comunque devo parlare prima con lo sceriffo. Lo sceriffo di Nottingham. E vediamo un po' se ho avuto il permesso di potergli conferire il potere di essere lo sceriffo, di essere un piccolo Hitler in questa città sperduta. Procedure. E così è stato un domina. La prossima volta ci giocate con lei. Power Ganger di merda. Cazzo. Che Power Ranger ci sono. Oddio! Figlio di puttana! Bastardi. Vai. Madonna! Che cazzo è Jackie Chan? Alle gambe, le gambe! Aia! Alle gambe! Oh, alle gambe! Oh, ti sparano i coglioni, figlio di puttana. Boh, si fa una sega? Oh mio Dio, che lo sto martoriando, me l'ho colpito. Minchia. Saltava come una bestia. Aspetta, ma me l'ho colpito. Iniziamo a uscire nell'acqua dai buchi. Sicuramente dei miei occhietti si illumineranno, anche perché lo ammetto, ragazzi, io un po' sonaro e non somaro, insomma, un po' amante della Sony lo sono, ma da sempre, da quando ero gagno, come comunque questo non frega un cazzo adesso. Va bene, ok, passiamo alla prossima notizia. Comunque, a parte le cazzate, purtroppo c'è poco da ridere, visto che questo piccolo incendio ha coinvolto due palazzi di questo streamer che giocava con l'accendino, da quello che ho capito, si è bruciato, gli è caduto dentro un sacchetto pieno di carta, il sacchetto di carta ha preso fuoco, allora per cercare di spegnerlo ha preso il cartone e si è messo a spegnere col cartone, poi sicuramente per l'odore del fumo, il criceto che c'aveva dentro il cervello che stava dormendo, si è messo sopra la ruota a girare per riattivargli il cervello e dire guarda coglione che non si spegne con col cartone.
Allora si è messo in bagno a prendere l'acqua, gliela buttava addosso, solo che il fuoco non ha fatto altro che alimentare. Ha preso un cuscino, ha cercato di spegnere con un cuscino, ma le piume del cuscino ha preso fuoco e insomma, ragazzi, io chiedo scusa se mi sta prendendo la ridarella, ma non c'è un cazzo da ridere, anche perché si sono fatti, cioè, da quello che ho capito, ha fatto un po' di danni, ecco. Speriamo e spero, perché voglio dire spero, poi mentre speriamo che mi è uscito un speramo, vabbè, speriamo che nessuno si sia fatto così male da, insomma, ecco. Ragazzi, un consiglio che vi posso dare: non seguite l'esempio di questo streamer, non spegnete il fuoco con il cartone. Che cazzo devo dire? Sta venendo. Treva perché sta godendo come un maiale. Non toccarlo! Dai, fermati, no? Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra. E il coglionazzo per terra. Vogliamo chiudere la questione? Se stai fermo, magari lo faremo. Si è posto la mano. Lascia, magari serve a Becker quella mano. Non è che sono io retrogrado, ma che voglio dire, sai, sì, non dovete giocare al computer. No, è sbagliato, anzi, un sacco di giochi io ce l'ho per il computer perché non ci sono sulla PlayStation. Infatti. O perché magari non mi piacciono, quindi li scarico. Sì, se cazzo le fa. Quindi li scarico e ci gioco, boh. È la birra che parla, ragazzi. Eccolo qua. Non è lui. Sì. Becker non vuole che i civili si aggirino per gli avamposti militari, quindi se hai qualcosa da fare, falla in fretta. C'è un okay. Che sembra un becco sto tipo. Cos'è questo posto? Babbeo. Stazione Mercenari Charlie. Siamo responsabili del buon funzionamento dell'autostrada per Nova. Questo è figo. Che poi autostrada senza macchina. Infatti. È tutto tranquillo. Il mercenario Bobo è in carica. Vai fuori a capo di una pattuglia. Ah. No, sei figo. Parliamo di mercenari gay. Siamo in parte scout, in parte un comando, in parte sceriffo. E in parte gay. Quindi occhio al culo. Si ritirano prima della fine. Prima di ottenere il distintivo da mercenario, devi provare di saper essere leggero come un'ombra e più veloce di un netto. No. Questo è Bruce Lee. Così come un'opera. I mercenari di soldato sono l'esercito regolare dell'RNC. Un soldato particolarmente dotato in combattimento e ricerca di solito viene assegnato all'addestramento. Oh, voglio addestrarmi. Vabbè, ci sono mercenari. Circa 25. La maggior parte di loro si trovano in stazioni come questa. Sorvegliamo la stazione o siamo di pattuglia nella zona circostante. Ma vuoi dirmi che tu sei solo? Certamente. Non l'avresti dovuto dire. Ok, continua a farti vivere, ma cosa hai detto di questo McGarren? Il segnale radio consuma è un po' disturbato per via delle colline. A volte i nostri aggiornamenti programmati non arrivano a destinazione. Se succede spesso, mandano qualcuno a vedere che sia tutto a posto. Ultimamente per qualche ragione riceviamo molte scorte di medicinali. Le puoi dividere con me? Io non ho nessuna fretta di restituire il conto. Beh, vorrei vedere, ma ti dispiace se prendo qualche scorta, stronzo? Mi dirà sicuramente no. Non avrei dovuto dire niente. Ed è meglio che non ti faccia prendere l'abitudine di contraddire l'RNC. Ok, tanto te ne ruberò, bastardo. Controllo soltanto se sei solo, ok? Vediamo in giro? Sì, all'inferno magari, ok? Sarà il prossimo posto che vedrà, mi sa. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tanto io mi giro così liberamente. Nessuno mi dice niente. Che cazzo vai? Oddio! Abbiamo quasi preso per un predatore, sai? Minchia, sei malvolo! È arrivato cattivo! Ti andrebbe di fare uno scambio? Ah, Marco! Alcuni pezzi chiave e... Ma lo lascia perdere. Non so proprio... Hai visto le mie età, i miei tappi, vero? Ti dirò la verità. Ti sto seguendo da un bel pezzo. Pedinatore. Sto finocchio. Perché mi segui avanti? Non seguimi, vai più a lungo, merda! Ok, sei un tipo pericoloso. Pisciatura. Sono che credo ti interessi. Mi chiamerei che l'ho fatto fuori prima. Adesso morirai.
Bravo, siediti! Bravo! C'è una morte rapida in dolore. Non guardare, guarda i fiori. E ricordati di guardare i fiori, grande citazione, ricordati di guardare i fiori. Tu guarda i fiori, non preoccuparti. Ah. Guardalo com'è. Oh! È venuto. Buongiorno. È notte, buongiorno, vabbè. Senti, fatti meno canne. A proposito. Insieme. Mi sa che adesso stoppiamo. Perché... Non fumate a casa, mi raccomando, dai bambini. Prometto più avanti che ci saranno video un pochino più sistemati, anche perché io improvviso sempre come un improvvisatore ubriaco. Grazie mille per avermi visualizzato, ci vediamo un prossimo video, vlog, gameplay, cooperativa, non lo so, video porno, vabbè, insomma ci vediamo, quello che è, so. Ciao a tutti e alla prossima, ciao! Passa al lato scuro della forza, iscrivendoti al canale di Jack White 28.